Ciao amorosissimi, oggi con questo video tutorial vado a rispondere a una serie di messaggi che mi sono arrivati in relazione alla semplicissima lavorazione a maglia alta. La maglia alta è un punto molto comodo quando si vuole lavorare in velocità, ossia è un punto che è doppio rispetto alla maglia bassa, molto semplice da realizzare che allunga la lavorazione molto velocemente. Però non abbiamo solo la maglia alta tradizionale, in questo tutorial vedremo le tante varianti di questo punto. Innanzitutto vediamo come sostituire il primo punto in vari modi. Il primo è fare le classiche 3 catenelle, che di solito non uso mai perché la maglia alta è un punto che si sviluppa in due passaggi, si chiude in due passaggi, quindi io di catenelle solitamente ne faccio solo due se inizio con le catenelle. Quindi io vado poi a realizzare la mia maglia alta. Vi ricordo, si effettua andando a gettare il filo sull'uncinetto, entrando. Questo è il punto che abbiamo sostituito con le due catenelle, quindi lo dobbiamo saltare. Entriamo nel successivo e andiamo a realizzare la nostra maglia alta andando a chiudere due asole per volta. E questa è la classica maglia alta. Quindi carico, entro nel punto successivo, vado a chiudere le due asole. Le due asole, carico il filo, entro nel punto, aggancio, ho tre asole sull'uncinetto e le chiudo in due passaggi. Prima due, ricarico il filo sull'uncinetto e chiudo le successive due. E questa è la maglia alta tradizionale. Una volta che termino la riga, volto e procedo con il secondo modo. Quindi ho due catenelle, ho due, tre catenelle, oppure entrate nel primo punto. Realizzate una maglia bassa e una catenella o due catenelle. In questo modo, che è quello che io prediligo, quando andiamo a realizzare la maglia alta successiva, abbiamo già una base sotto che ci permette di tenere più uniti i due punti. Vi spiego il motivo per cui prediligo questo inizio della riga. Io faccio le mie 3 catenelle e poi ovviamente salto il primo punto che è sostituito e lavoro il secondo. Vedete che si forma questa sorta di asola e questa piega del punto che non mi piace. E allora in questo modo io vado ad ovviare entrando nel primo punto, facendo la maglia bassa e le due catenelle, o una catenella, dipende da quanto lavorate morbido, e poi lavoriamo la nostra maglia alta successiva. In questo modo, vedete, è più lineare la lavorazione, molto più sì, l'inizio è molto più simile alla prosecuzione della lavorazione a maglia alta. Adesso andiamo a vedere come si realizzano altri due tipi di maglia alta, ossia la maglia alta allungata e la maglia alta sottile. La maglia alta sottile è una maglia alta che viene utilizzata quando non vogliamo dare al punto uno spessore esagerato, lavorando magari con un filato molto spesso. Vogliamo ottenere la velocità di esecuzione della lavorazione a maglia alta, però non vogliamo lo spessore. Allora cosa facciamo? Entriamo nel punto, invece che caricare il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, agganciamo il filo e andiamo a chiudere un'asola e due asole. In questo modo abbiamo l'altezza della maglia alta senza lo spessore della stessa. Ora ripetiamo, questa è la maglia alta normale, aggancio e chiudo due asole alla volta. Lo spessore è doppio rispetto a questa perché qui io di asole ne chiudo una alla volta non caricando il filo. Quindi entro, aggancio il filo come se dovessi lavorare una maglia bassa, però lavoro la prima asola da sola e le due successive insieme. In questo modo l'altezza è la stessa della maglia alta. Ma mi ritrovo, vedete, un punto molto molto più snello, che tra l'altro è anche molto carino da vedere. Molto compatto e molto più snello, alzando comunque la lavorazione esattamente come fa la maglia alta. A questo punto qualcuno lo conosce anche come maglia bassa allungata, quindi o maglia bassa allungata o maglia alta sottile. Adesso andiamo a vedere invece la maglia alta allungata e ci sono due modi per farla. Il primo è caricare il filo sull'uncinetto, entrare all'interno del punto,
caricare il filo, prima di chiudere le due asole facciamo una catenella, quindi lavoriamo solo la prima asola da sola e le altre due chiudendo la maglia alta, e questa è la maglia alta allungata, che può essere un ottimo sostitutivo della doppia maglia alta. Quindi ripetiamo: carico, entro nel punto, lavoro solo la prima asola da sola e poi chiudo la mia maglia alta, carico, entro, chiudo la prima asola da sola e poi chiudo la maglia alta regolare. Quindi qui vado ad allungare praticamente di un punto la mia maglia alta. Adesso vediamo il secondo modo. Quindi carico sempre il filo, entro all'interno del punto, chiudo le prime due asole, poi prima di chiudere il secondo passaggio faccio una catenella e chiudo le altre due asole, e in questo modo viene più sottile, vedete? Questa è più compatta e questa è più sottile. Quindi ripeto: carico, entro all'interno del punto, lavoro prima le prime due asole insieme, poi una catenella e poi le seconde. Carico, entro, lavoro le prime due asole, l'asola successiva da sola e poi nuovamente due. Questi due punti possono essere, ve l'ho detto, sostitutivi delle doppie maglie alte. Poi c'è un altro punto che prende l'altezza della maglia alta, ma in realtà è semplicemente una mezza maglia alta allungata, che però va a raggiungere l'altezza di una maglia alta. Carico il filo, entro all'interno del punto, aggancio il filo, poi vado a sollevare con l'uncinetto il filo in modo da allungare l'ultimo punto e poi chiudo tutti e tre i punti insieme. Questa è la mezza maglia alta allungata, che però vedete in altezza è uguale alla maglia alta. Questo punto è comodo quando dobbiamo andare a lavorare dei punti in altezza, cioè vogliamo crescere velocemente con i punti e vogliamo una compattezza più elevata tra un punto e l'altro. Vedete la differenza che c'è di spazi tra queste due maglie alte e queste due. Quindi carico il filo, entro nel punto, allungo l'ultimo punto che ho caricato e poi chiudo tutto insieme. Carico, entro, aggancio, allungo e chiudo. Questo è molto 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 interessante quando appunto vogliamo fare una lavorazione fitta e morbida, perché il punto si ammorbidisce molto rispetto alla lavorazione della maglia alta normale, che è quella chiusa con due passaggi. Questa è la maglia alta normale. Poi dipende tanto anche dal vostro modo di lavorare, però vedete la differenza che c'è tra le maglie alte, c'è uno spazio, invece tra le mezze maglie allungate, cioè l'altezza è la stessa, però tra le mezze maglie allungate non ci sono spazi. Per esempio qui lo vedete bene, qui noi abbiamo lavorato le maglie alte, tra una maglia alta e l'altra ci sono degli spazi, invece tra le mezze maglie allungate non ci sono. Quindi se noi vogliamo realizzare un progetto che abbia una compattezza, cioè meno traforo, possiamo adottare questo sistema. Bene, adesso le differenze tra le maglie alte le abbiamo viste tutte, credo, e quindi possiamo partire con la realizzazione dei nostri progetti a maglia alta normale, mezza maglia allungata, maglia alta sottile o maglia alta allungata, nelle due versioni. Il nostro brevissimo tutorial è terminato, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio gigantesco e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao amorosi!